WWF e Lega Ambiente al lavoro anche da un punto di vista legale per dei ricorsi che avete presentato e che presenterete per quanto riguarda la centrale SNAM di Sulmona e il cementificio nella zona di Punta d'Erci. Avvocato, qual è la situazione al momento? Per quanto riguarda Punta d'Erci, abbiamo già notificato il ricorso al TAR sia al Comune di Vasto che alla società proponente, la Escal di Manfredonia Foggia. Noi ci lamentiamo che il provvedimento di autorizzazione alla vinca, alla valutazione, sia stato pieno di errori. Di errori che hanno riguardato violazioni di legge, cioè in sostanza il Comune di Vasto non ha tenuto conto di tutta la normativa di livello sovranazionale, nazionale e fin anche regionale per esprimere il parere, con ciò andando contro questo. E quindi secondo noi il parere, l'autorizzazione deve essere annullata, anche perché poi, a parte le violazioni di legge, ci sono anche degli atti che non hanno considerato, per esempio, la situazione dei camion, quindi più degli eccessi di potere. Quindi, per quanto riguarda invece il ricorso nei confronti del metanodotto SNAM, inizialmente l'avevamo abbozzato, poi con l'ultima autorizzazione resa qualche giorno fa dal Ministero, chiaramente le cose sono cambiate, adesso dovremo rimodulare, insomma, diciamo pure rifare il ricorso.